Scendiamo a Capriana, che è il primo comune, il primo paese che rientra nella Valle di Fiemme salendo dalla Valle di Cembra, e qui in località Maso Bait, proprio sopra al paese di Capriana, incontriamo Elio Barbugli e visitiamo questa azienda, un'azienda che si perde in questo ambiente, in questo, ai margini del bosco, e questo ci fa proprio credere e pensare che è un'azienda che utilizza i metodi di difesa naturali, no? Ecco, del resto la vicinanza con la natura aiuta da questo punto di vista. Elio, intanto ti vediamo impegnato nella raccolta di alcuni fiori che noi sappiamo avere una destinazione, che è quella della gastronomia di montagna. Sì, esatto. Io i fiori li raccolgo e li essico per dopo venderli sia ai mercati contadini che agli albergatori della zona, che li utilizzano per fare dei piatti floreali, profumati. Molto tanto li descriviamo, no? Anche. Sì, abbiamo la Calendula officinalis, che è un fiore buonissimo, dà un bel colore anche a un risotto o a dei sughi, come si possono essere i fiordalisi. Vediamo, con due colori. Questi due colori qua, dopo esiste anche bianco, rosa, però questi sono quelli più cromatici, diciamo, più belli anche da vedere nel piatto quando un piatto è finito. O ci sono le violette tricolor, che sono queste piccoline qua, che si usano anche nei risotti o nel guarnire piatti particolari. Li vediamo qui, molto carini. Però purtroppo sono piccoline, molto delicate, e quindi vanno raccolte la mattina ed essiccate immediatamente per poterle mantenere. Già la calendula e il fiordaliso sono meno delicati, ma queste qua che abbiamo raccolto un momento fa già sono già appassite, quindi bisogna raccoglierle che non ci sia il sole e assolutamente essiccarle subito. Restiamo in tema di fiori, perché qui c'è un fiore che fa un po' la storia, no, di questo ambiente. Parliamo dello zafferano della Valle di Fiemme, cioè proprio un marchio. Sì, allora noi siamo partiti, io e altri tre amici, siamo partiti sperimentando diciamo la prima coltura, che è stata di 40 bulbi. Dopo abbiamo visto che funzionava, perché all'inizio ci siamo messi a ridere, insomma, quando pensavamo di mettere zafferano, perché come si fa in montagna a 1000 metri, sembra una cosa di pianura, invece effettivamente basta che ci sia sole e non ci sono problemi. In questo momento noi ti vediamo impegnato nella preparazione, ecco, del campo, poi ci sarà la semina verso agosto? Più che semina, il trapianto dei bulbi, più che semina. Adesso il lavoro grosso è stirpare tutte le erbacce che si sono fatte da primavera ad adesso, perché purtroppo in giro ci sono i prati, e il fieno, diciamo, l'erba è matura, semi da tutte le parti, continua a piovere, e continua a crescere l'erba, se no in teoria dovrebbe essere pulito, come abbiamo visto di là quel primo pezzetto che stiamo cominciando a ripulire per la seconda volta. Poi vediamo il fiore, eccolo qui, che è un fiore autunnale, no? Sì. A questo punto il fiore, allora prima c'è il trapianto. Il trapianto si fa normalmente l'ultima settimana di agosto, prima di settembre, non più tardi, perché lo zafferano comincia a sbocciare, diciamo, indicativamente da metà ottobre a metà novembre. Questo, diciamo, è il limite temporale dell'inizio. Comincia a venire fuori dal bulbo, diciamo, il primo filamento, e comincia subito il fiore. Dopo si cominciano a vedere, diciamo, l'erbetta che cresce, cioè il bulbo butta anche le foglie, chiamiamole, no? Però questo è successivo al fiore. Ecco, la destinazione di questo prodotto. Il prodotto, possiamo immaginarla, ma insomma. Sì, tanti possono immaginare che sia l'albergo, il grande ristorante, ma non è così. È la gente comune che lo compra. All'inizio tutti titubanti, tutti per la bustina che si trova al supermercato. Dopo, quando uno ha cominciato a prendere la prima boccetta di zafferano puro, tutti tornano su quello, perché una primizia, un ingrediente che nobilita la nostra cucina. Sì, è una cosa sicuramente migliore della bustina, perché a parte che viene venduto puro come viene raccolto, quindi non ha possibilità di essere alterato in nessun modo. E di mirtillo o di napo? Di mirtillo. Di mirtillo. È un bel colore. Beh, si sente, solo che è appunto il 3 gradi invece che 5 di acidità.
e lo degustiamo così? Sì, così o con un po' di acqua, un po' di acqua frizzante si può fare lo spritz, tranquillo. È proprio agro. Agro? No. Noi vediamo un altro prodotto molto caratteristico, che è questo aceto che viene ottenuto dai piccoli frutti, in modo particolare da quali? Allora, più che aceto dobbiamo chiamarlo agro, perché come dicevo prima, per chiamarlo aceto la legislazione vuole che abbia almeno 5 gradi di acidità. Quelli che faccio io ne hanno solo 3, proprio per esaltare il gusto del prodotto. Noi lo facciamo con il mirtillo nero, col lampone e con le nostre mele. Il procedimento è simile, la spremitura del frutto, si vinifica il succo, come fare il vino, esattamente uguale. Quando il vino è pronto, che è maturo, allora si comincia a lasciare aperto e quindi naturalmente acidifica. Per fare uno di questi agri ci vogliono dai 8 ai 12 mesi prima che sia pronto. Adesso stiamo anche facendo una sperimentazione in una vecchia cantina del paese, scavata nella roccia, dove ho delle piccole barrique e sto provando a farle, cioè a far l'affinamento in rovere in castagno, proprio per vedere dopo nel laboratorio, vi faccio vedere i campioncini dei prelievi che vengono fatti, per fare una cosa ancora più caratteristica, top, come diciamo, no? Piccolissime quantità, però se si calcola che le barrique sono tutte da 5 litri, lascio immaginare qual è il risultato, insomma. Prodotti molto preziosi che si aggiungono a quelli dell'alveare, che stiamo vedendo, questa caratteristica arnia, diciamo così, alla tedesca. Poi vediamo la vite, le vigne, con queste varietà resistenti, in questo caso il Solaris, una piccola azienda di montagna, che viene gestita da Elio a tempo parziale, quindi con un significato, diciamo, di integrazione del reddito, che si rivolge però a un pubblico attraverso i mercati di Campagna Amica. Campagna Amica, il mercato contadino di Campagna Amica. Noi adesso siamo già, penso a Cavalese, il terzo anno, il secondo anno che facciamo anche Predazzo, e da quest'anno Moena anche ha deciso di darci qualche giorno. Grazie ai nostri amici contadini di montagna che abbiamo incontrato nella giornata di oggi. Continuate a seguirci sui nostri social e sul nostro canale YouTube. Come sempre, noi ci vediamo la prossima settimana e, cosa dire, buona agricoltura a tutti. In collaborazione con Melinda, la mela DOP della Val di Non. Macchine agricole da giardino e forestali. Fratelli Zanotti, il leader del verde. Codipra, consorzio difesa produttori agricoli di Trento. Coldiretti Trento, competenza e professionalità al servizio del contadino. Consorzio Valli Trentine, frutticoltori di qualità. Trent in Grana, il formaggio con la montagna nel cuore. Itas Assicurazioni, insieme a te dal 1821. Sicra Trattori, concessionaria Same per la provincia di Trento, da sempre al servizio dell'agricoltura. A Trento, in località Spini di Gardolo.